IFA 2017 a Berlino con i grandi eventi che anticipano l'apertura della fiera e che oggi porta a conoscere LG V30. È l'evoluzione dei primi due modelli della serie V, il V10 e il V20, che tra l'altro non sono stati distribuiti ufficialmente in Italia. Questo nuovo V30 invece con distribuzione globale e con caratteristiche davvero molto interessanti. Quella primaria ovviamente è la forma del display, la proporzione 18 noni che abbiamo scoperto con il G6 viene mantenuta anche nel nuovo V30 con la caratteristica anche del supporto all'HDR10. Questo vuol dire dei contrasti molto più forti, vuol dire una definizione del colore migliore quando si consumano materiali multimediali su questo telefono. Non solo, tra l'altro, il display ha anche la caratteristica di essere di 6 pollici, quindi molto più grande rispetto al G7, ma la proporzione dei 18 noni rende il telefono comunque facilmente impugnabile. Altro dettaglio importante è quello della fotocamera. Anche in V30 come nel G6 c'è la doppia fotocamera posteriore, una delle due è la fotocamera grandangolare. La caratteristica è che la distorsione del grandangolo è stata corretta di oltre il 30% rispetto ad un grandangolo tradizionale. Mentre la fotocamera principale ha una focale 1.6 che è la migliore in assoluto disponibile per quanto riguarda uno smartphone. Devo dire che questo è un telefono che è stato realizzato veramente con tantissima cura. Nonostante i 6 pollici di dimensione del display all'interno di questo telefono, le dimensioni di questo telefono sono comunque molto ridotte, con uno spessore che è di 7,3 mm e anche il peso complessivo di 158 grammi fa comunque percepire un prodotto davvero facile da utilizzare, da impugnare e anche da trasportare. Tenendo conto che ci sono 6 pollici di diagonale, è veramente un risultato eccellente. Non solo, vi mostro anche una caratteristica di questo smartphone che riguarda le modalità di ripresa. Quando scegliete, ce ne sono tantissime come al solito, LG è sempre generosissima da questo punto di vista, quando scegliete questa modalità cine video avete la possibilità di applicare una serie di filtri che vengono poi utilizzati nel girare il vostro filmato. Una volta scelto il vostro filtro preferito, sono stati realizzati con alcuni studi cinematografici, cominciate a girare e potete girare già con il filtro applicato al video. Il point zoom invece vi dà la possibilità di tappare su una zona, ecco, vediamo magari il piede di questa gentile signorina, e poi essenzialmente di muovermi con questo slide per andare a zoomare sul dettaglio. Insomma, vorrei evitare di guardare queste scarpe urende troppo a lungo, quindi torno nella posizione originale per mostrarvi dunque uno degli effetti che sono stati applicati alla fotocamera. Non solo effetti di fotocamera, ma anche dettagli che riguardano ad esempio la certificazione IP68, quindi la resistenza all'acqua e alla polvere, che è un dettaglio molto importante. E girando il telefono sul retro si può cogliere un'altra delle caratteristiche fondamentali, la collaborazione con B&O Play. Bang & Olufsen nella loro versione audio che hanno realizzato le cuffiette di questo smartphone, ma non solo, perché hanno realizzato anche i filtri audio che possono essere utilizzati per la personalizzazione dell'esperienza di ascolto. All'interno del telefono il processore Snapdragon 835, aspettate che sto rompendo il telefono, ho spaccato del tutto. All'interno del telefono il processore 835 di Snapdragon con 4 GB di RAM, 64 GB di memoria nella versione normale, saranno 128 nella versione X, la memoria UFS 2.0. Guardando il menu del telefono, tutto sommato si è davanti ad una grafica, un impatto generale che sono molto simili a quelli di LG G6. Vi faccio notare un dettaglio, non funzionerà adesso la presenza del Google Assistant incorporato nel telefono. Tra l'altro, proprio oggi è stato reso noto che il Google Assistant arriverà in coreano, e la notizia importante è che oggi ufficialmente Google ci ha detto che entro la fine dell'anno arriverà anche in italiano e in spagnolo, quindi potremmo insultare il Google Assistant senza doverci sforzare a conoscere le parole in inglese, potremmo farlo semplicemente con il linguaggio che la mamma ci ha insegnato. LG V30 è un prodotto che arriverà sul mercato nelle prossime settimane. Prezzi, dettagli, disponibilità, tutto quello che riguarda questo smartphone lo andremo a scoprire nelle prossime settimane. Da Berlino è tutto, auf Wiedersehen!